Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo Behind the Scene. Siamo qui oggi perché voglio farvi vedere la mia collezione di vini. Allora, partiamo. Vi faccio vedere subito che ne ho tre strati in questo contenitore. Poi vi faccio vedere. Le ho suddivise più o meno da quelle che uso di più, quelle un po' meno e quelle che uso quasi mai. Non per altro, ma perché in camera non rendono. Quindi partiamo da quelle che uso sempre, che sono le blu striate, come potete vedere sono molto belle, guarda che staccio devo andare lì. Sono striate marroncino sul rosso, molto carine. In video sono uno spettacolo, davvero. Poi le bianche carnevale, come le chiamo io, come potete vedere anche queste. Tutte bianche con dentro un arcobaleno di colori, vedo dell'arancione, del blu, del verde, del marrone. Belle. Poi abbiamo le Parma, come le chiamo io, perché giallo e verde è il colore del Parma. Giallo e blu, scusatemi, non giallo e verde. E come potete vedere, sono molto, molto. Bene, sentite il rumore. Non ci fossero sti cani dei vicini, come sempre. Poi qui abbiamo. Oh, è andata. Quella ormai è andata. Qui abbiamo le biglie arancione bianche. Anche queste molto carine. Queste qua sono strane perché hanno delle palline soffiate dentro, come potete vedere qua. Però molto carine anche queste. Poi abbiamo le verde militare, come potete vedere qua, con del verde, con del marrone, del giallo. E le arancioni, queste qua, che però hanno due biglie che mi piacciono molto perché sono ben definite, soprattutto questa, come potete vedere, guardate, è super ben definita. Ed è una tra le mie preferite, quella proprio come biglia singola. Poi, tra quelle che uso un po' meno, c'ho queste qua, sì, che uso anche queste tanto spesso perché hanno proprio un bel colore, bello luminoso. Queste qui anche le uso, però purtroppo ne ho poche perché sono edizione limitata. Sono un'opera d'arte fatta a mano, l'ho pagata anche care. Come potete vedere, ci sono gialle e rosse. Queste qua sono le Coccinella e queste qua invece le Mimosa. Poi abbiamo anche queste rare fatte a mano, che sono dell'Italia, l'ho voluto prendere per quello. Vedete, c'è una spirale dentro, come potete vedere qua. Una spirale bianca, rossa e verde. Queste qua purtroppo sono rimasto molto 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 deluso, perché purtroppo sono bellissime, ma sulla pista tendono a bloccarsi, come potete vedere. Guardate lì, guardate. Basta fermarlo un po' in una curva e non scendono più. Guardate, si bloccano. Vedete che non sono fluide. Quindi sono rimasto molto molto deluso da questo. Infatti ne uso pochissimo. Poi abbiamo le rosse, le bianche, le nere. Qui abbiamo queste qua che le ho messe qua tutte perché sono particolari. Tipo questa, l'ho trovata in un set, ma è ovale, non so se lo notate. Questa l'ho trovata in un altro set e c'ha una scaglia di un'altra biglia dentro, guardate. Questa l'ho trovata in un set di biglie bianche ed era tutta marroncina così, rovinata, bruciata. Adesso un'altra, a questa, che non so, non mi è mai caduta e perde pezzi, ma è rotta proprio, ma fa anche un rumore strano. E poi tornando a quelle che uso praticamente mai, sono queste. Anche qua ne ho altre ruvidine come quelle di prima che fanno fatica, un po' meno ruvide, queste girano un po' più facilmente, però hanno dei colori che non mi fanno impazzire. Poi c'ho le trasparenti, ah, questa qua è molto carina, sentite? Quella del campanellino, l'adoro, questa qua è proprio bella, bella, bella. Ogni tanto la metto nei video. Questa qua è anche molto carina, nera e gialla, però ne ho solo una, purtroppo. Va bene ragazzi, vi ho fatto vedere la mia collezione di biglie.
Ora me le metto via bene in maniera che non le perdo. No, questo così, questo così e questo così. Più il coperchietto e siamo sicuri che non le perdiamo. Quindi ragazzi, per questo video vi ringrazio. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Soprattutto se conoscete dei siti dove posso comprare nuove biglie per cambiare un po' i video che sto portando, scrivetemelo nei commenti. Quindi vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!